Giovanni e Antonello, perché vengo da una storia simile. All'età di pochi anni, 13-14 anni, per un crollo finanziario a casa mi sono ritrovato in un mercato Porta Cortese a Roma a vendere tutti i miei giocattoli, per cui stavo insomma estremamente drammatico. Poi dopo il diploma volevo fare l'attore, volevo fare l'artista e mia madre voleva che io facessi giurisprudenza. I genitori dicono: ma dove vai, che fai, tu devi studiare, devi fare l'avvocato, però non era quello che volevo, ma intanto mi hanno dato la possibilità di iscrivermi. Allo stesso tempo però avevo questo grande desiderio di fare l'artista, per cui in qualche modo dovevo procurarmi il denaro per pagare gli studi. Così mi improvviso e comincio a fare il bagarino, perché detto così, e mi ritrovo in mezzo alla strada a comprare e vendere biglietti usati e partire da una parte all'altra dell'Italia, da Palermo a Torino, a Milano, a Napoli, a Verona, a Vicenza, tutto per raggiungere un sogno e dormire, fare 12 ore di treno, dormire nei vagoni chissà con chi, e a volte dormire nelle stazioni perché non potevo spendere i soldi che avevo guadagnato perché mi servivano per pagare gli studi. Per cui mi sono trovato in situazioni difficili, drammatiche, e so che significa arrivare dal nulla verso l'ignoto, tentare la strada, la possibilità un giorno di riuscire a fare qualcosa. Per cui ho provato questi sentimenti, queste sensazioni, questo essere da solo, totalmente da solo, in mezzo ai barboni, ma anche in mezzo ai delinquenti, per cui non è stato facile, però questo libro ti dà la forza.